All'incirca 600 si erano ritrovati in piazza contro le chiusure stabilite dal governo e regione per fronteggiare la seconda ondata della pandemia. Soprattutto gestori dei locali della Movida, ma anche titolari e dipendenti di palestre, sale gioco ed altri lavoratori dei settori colpiti dalle nuove restrizioni. Al grido di non chiuderemo alle 18, i manifestanti, dopo il concentramento, si erano diretti poi in corteo verso il rione Carmine della città di Salerno, inscenando una protesta pacifica, indossando le mascherine e rispettando il distanziamento. Un gruppo di giovani ha iniziato a creare qualche problema alla circolazione in via Roma, bloccando per alcuni minuti il passaggio delle auto. Protesta subito rientrata grazie anche all'intervento degli stessi partecipanti all'iniziativa dei commercianti. Ma le buone intenzioni di chi pacificamente voleva manifestare il disagio conseguente alle nuove misure restrittive sono state vanificate da un gruppetto di facinorosi, poco più che una cinquantina di persone che hanno iniziato a creare disordini lanciando anche bombe carta, spezzando di fatto il corteo in due. A quel punto, come si vede, alcuni si sono diretti verso l'abitazione a Salerno del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. Ma la mossa era stata prevista dalle forze dell'ordine che hanno impedito che si avvicinassero a via Lanzalone. Abbiamo notizie delle parti che stanno uscendo a piedi. Non c'è stato contatto con gli uomini in divisa e ben presto il gruppetto si è disperso. Rimasto invece fino a tarda notte il presidio delle forze dell'ordine. Poliziotti e celerini, in tenuta antisommossa, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale hanno isolato completamente l'area con posti di blocco realizzati in più punti, su via Carmine, via Manganario, la stessa via Lanzalone. Per fortuna, a parte l'allarme generato dalla massiccia presenza di forze dell'ordine e lo spavento di qualche automobilista, nulla di serio però è più accaduto, a parte la notte insonne per uomini in divisa ed alcuni abitanti della zona che sono rimasti sui balconi a vedere cosa stava accadendo.